Anche oggi siamo qua. Anche oggi siamo qua. L'ho iniziato tardi il vlog perché ieri tragedia. Allora, mi ero dimenticata che dovevo fare la ricarica. E col wifi non carica un cavolo il video. Cioè proprio lentissimo, essendo in mezzo al nulla, no? E quindi non ho potuto caricare il video. Ho fatto stamattina la ricarica. E quindi oggi vi beccherete due video in un giorno, perché voglio rimanere alla pari. Quindi per non sballare tutto faremo due video in un giorno. Vabbè, sto già cucinando. Sono le 11, ma siccome mai con le 12 e mezza va a lavoro, inizio a portarmi avanti, così almeno non facciamo troppo, cioè non fa troppo tardi. E mi sto facendo il finocchio io, invece loro mangeranno le piadine. Allora, per loro piadine, per me il finocchio con la sottiletta, scusate, il formaggio, che poi sembra chi, ma non è che cuciniamo sempre così, ma quando manco il pomeriggio che devo fare tutto di fretta, preferisco fare cose veloci. Invece stasera farò pasta, zucchine e pancetta. Come si può notare dalla luce? Ho appena finito di registrare un video e come al solito tattica importantissima, vestitino sopra, pigiama sotto. Adesso me lo tolgo perché è stretto, è attillatissimo. Ho un problema con la taglia di Shane. E ho mille cose da fare. Devo pubblicarvi il vlog di ieri, che ve lo metto oggi, e devo sbrigarmi, così poi escono due vlog, come dicevo prima. E c'è un'altra, devo editare assolutamente il video per tutto tech, subito, proprio correndo. E è tardi, inizia a farsi tardi. E elicottero. E niente, vabbè, faccio mille cose, così riesco a pubblicarvi anche entrambi i vlog. Poi c'ho delle cose un po' così da fare, insomma, mi devo sbrigare. Allora, intanto che mi metto qua tra computer e telefono, perché questa è la mia vita, vi racconto un attimo di Chanel, che stanotte, tragedia, non abbiamo dormito un cavolo. Ieri sera come si è messa a letto, tempo 5 minuti, è stato sì, era vomitato. Porca miseria, il ragù, è vero. E ha tossito fino alle 3 di notte. Perché lo sciroppo ha deciso di non volerlo più prendere. E quindi, insomma, non è un po' una tragedia, è stata stanotte. È un po' amaro. È un po' amaro? Sì, amaro. Dovrei provare con uno sciroppo un po' più. Io prendevo pure la fragola quando ero piccola, ricordo. Io voglio la fadola. Non vuoi la fadola? Sì. Ma se vuoi. Io voglio mettermi la torta, voglio mettere quella frutta. Certo. Anche tu vuoi? Siccome lei sa che io voglio la torta alla frutta al mio compleanno, cioè voglio la crostata, non voglio la torta normale, allora la vuole anche lei. Che poi quest'anno Chanel che cosa ha deciso, perché ha deciso lei. Al mio compleanno lei spegnerà la mia candelina. Lei. Lei aprirà i miei regali a Natale e io dovrò aprire i suoi regali a Natale. Mamma, lei, tu apri. Tu soffia la mia candela, io tua. Ma perché? Boh, non fa cambio. Alla fine soffierà tutta la basta. Io la mamma, è la mamma mia. Devo sbrigarmi perché devo fare una doccia a lei. Non ho lavato i capelli sui giorni perché stavo malissimo. Oggi che sta un po' meglio si vede anche, devo lavarla proprio da capo a piedi tutta, tipo 3 ore in doccia, quindi... No, ferma. Vabbè, lavoro. Ditino? No, ditino. Mamma. No. Aiuta. No. Usciamo? No, usciamo. Io voglio scrivere. Ok. Vuoi scrivere? Sì. Un attimo, sì. Allora, ti ho detto di no. Ecco qua. È bello. Oh, mi ha già messo da sola le pubblicità, grazie. Io? No, il computer. Non lo so, quantità. Allora, col computer ho finito, adesso devo lavorare col telefono, che poi oggi non sono neanche il massimo della... Cioè, non è che sto molto bene neanche io. Charlo sembra si stia salvando col fatto che usa la mascherina. Però io, col fatto che ho Chanel, che mi tossisce, starnutisce in faccia, dorme di fianco a me perché la notte la metto nel suo letto. Quando sta bene ci dorme tranquillamente tutta la notte, ma quando sta male viene da me a dormire. Poi stanotte avevo paura che vomitava. Fortuna ha voluto che io ieri l'ho tirata su, perché sennò
poteva essere che si ingurgitava il proprio vomito, quindi meno male. E quindi la sto tenendo proprio attaccata a me e sto malissimo, infatti mi bruciano gli occhi, mi sento tipo raffreddore. Sono 3 volte che me la schivo, che loro si ammalano e io no. E io sì, ho veramente gli anticorpi di un criceto, letteralmente. Quindi spero che questa volta di non influenzarmi anch'io. Di prenderlo in maniera proprio leggera, leggera come sempre, che neanche me ne accorgo praticamente. Speriamo, vabbè, insomma, non è che abbiamo parlato sempre di malattie in questi video comunque. E niente, adesso vuole Chanel un po' YouTube. Ho deciso di guardarmi un bel video su Netflix, un bel video, un bel film su Netflix, horror, voglio proprio di un bel horror che abbasso tutto, ci spaventiamo tutti quanti. E niente, continuo a lavorare perché sennò qua non mi paga nessuno e io ho bisogno di soldini. E nel prossimo manager, però ti dico, se tutto va bene, devo, cioè, tutto va bene, devo andare a prendere l'ultimo regalo a Michael di Natale che gli ho fatto. Perché abbiamo già regalato tutti, le bambine, vabbè, li porta Babbo Natale, quindi non è un problema nostro, diciamo, no? Però tra di noi dobbiamo farcelo noi, giustamente. Gli manca l'ultimo regalo, devo vedere da Tenzenis, perché quest'anno voleva un pigiama, un bel pigiama caldo. E quindi vediamo un attimo. Ah, se non si cappotta c'è Sciarottina anche, sempre con la sua mascherina, fantasticamente. E basta, ci aggiorniamo dopo. Ok, per ora dovrei aver finito anche col telefono. Sono morta, raga, morta, 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 morta. Mi mangio un po' di coffee per svegliarmi, perché non avevo dormito un cacchio questa mattina. Mi ha suonato la sveglia, non doveva suonare, mi sono dimenticata, non so più parlare. Già non so parlare di me. Mi sono dimenticata di togliere la sveglia stamattina. Ecco. E quindi poi mi sono svegliata, mi sono tipo riaddormentata mezz'ora, ma mi sono svegliata perché ho sentito Michael alzarsi dal letto e quindi niente, sonno, ho super sonno e basta, quindi mi mangio un pocket coffee e continuiamo la giornata perché la giornata deve pur proseguire, no? Forza, che facciamo la proseguire. Allora, mi metto qua in mano che c'è una buona luce, così. Tanto che ci sono, ho lavato i pennelli e la spugnetta che uso di più per truccarmi. E niente, almeno sono a posto, sono puliti, così se domani mattina devo uscire, sperando Chanel stia meglio. Comunque il cofottaiere l'altro ieri sta meglio, quindi domani mattina dovrebbero riuscire a fare almeno una colazione fuori e comprare il regalo a Michael se lo trovo. Sono a posto, sono puliti, posso metterli in faccia. E niente, voi cosa farete all'Immacolata? Noi, boh, vediamo un attimo, perché noi siamo molto tradizionalisti, quindi per noi le feste sono rigorosamente a casa. E infatti io non capisco davvero, non giudico, non giudico, ci mancherebbe, però non capisco chi passa le feste nei ristoranti o in giro, proprio non ce la faccio. Io sarà che da piccolina ho sempre avuto questa cosa con i miei genitori, festa a casa, giochi d'azzardo, no, scherzo. Feste a casa, parenti, amici, tombola, panettone, pandoro, pandoro, team pandoro tutti quanti in casa nostra era. E quindi sono molto tradizionalista io e ci tengo proprio alle feste, a festeggiare in casa e quindi mi trovo strano chi li fa al ristorante, chi li fa in giro, o anche il Capodanno, cioè proprio, non lo so, ecco, tanto spunta c'è la fine, quindi. E quindi niente, faremo sicuramente qualcosa in casa con buon cibo, sicuro, che io amo cucinare per quando c'è le persone, per le feste. E basta. Tornata Sharon. Deve lavarsi i denti e anche subito. Sì. Eccoli qua, io già ne trovo uno. Buoni. Comunque. Non so più, lo fai vedere perché adesso. Maleducata. Lavo i capelli a Chanel e poi mi metto a guardare il film. Poi vabbè, stasera appunto, come dicevo, faccio pasta, zucchine e pancetta, che le bambine la durano. È proprio buona. È proprio buona. Spero di farmi vedere qualcosa di più buono da mangiare, per darvi anche idee, ma ve l'ho detto, col fatto che Michael lavora, va a lavoro presto, per me le cose sbrigative sono le migliori. Quindi niente, questo vlog è finito in modo che riesco anche a editarvelo e farvelo uscire oggi anche questo, in modo da rimettermi in pari con quello vecchio che è già uscito. E potrà capitare che magari fino al 24 io non riesca a pubblicare un video, che poi a volte penso, no,
Ma quelle persone che vivono comunque con la famiglia, no? Tipo esempio, stupidissimo, i me contro te. Che fanno, non so se lo fanno ancora, ma prima facevano video ogni giorno. Ma non c'è un giorno che magari litigano e non hanno voglia di fare un video? Cioè, come fanno? Sì, Michael, fortunatamente è un periodo che andiamo super d'accordo. Ma se ci fosse un giorno che io litighiamo e non ho voglia di fare video, cioè, non succederà. Però nel caso, se c'è un giorno che proprio sono impegnatissima, non ho tempo di fare un video, sappiate che è quello. Capita che magari riuscirò a farlo ogni giorno, magari no, boh. Cercherò, come sto facendo adesso, a parte qualche dopo. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlogmas, quindi domani. Arrivo! Ciao!